Preferisco lo conservi lei, così al ricordo. Io non lo posso proprio tenere. Oggi vengono a prendersi il ristorante, come le avevo detto. E senza non vado oltre. La faccio finita. Ma sta scherzando? Ma cosa dice? Lei ha concluso il suo pranzo, l'ultimo che questo vecchio cuoco potesse cucinare. Adesso la prego, mi lasci solo. Non ho altro da offrirle, se non uno spettacolo sgradevole. E tutto quello che ha detto? Il soldato nella fortezza, l'armatura. Ecco, perché non fa come il soldato? E infatti, ho combattuto tanto per cercare di costruire questo posto come lo volevo io. E ci sono riuscito. Ma è andata diversamente. Si figuri, sono in perdita da 3 anni. Posso prestarle io del denaro, almeno il ristorante non chiuderà. Lei potrà continuare a vivere, potrà continuare a Non cucinare. posso, non posso ricominciare. Sono troppo vecchio. Non posso trascinarmi a ripetere le stesse cose. Non posso e non voglio. Ma non sono triste. Lei non immagina i ricordi che ho. Non potevo chiedere di meglio per la mia vita. E d'altro canto i soldati muoiono. Mi ha preso in giro fino ad ora. Vivere per nessun motivo, curare con la bellezza l'assurdo. Perché ha scelto me? Ma no, non l'ho scelta. Come lei non ha scelto me. È stato un caso, il destino. Ora mi vuole dire che crede nel destino. No, non ci credo affatto. Mettiamola così. È l'angelo che me l'aveva mostrato. E adesso morire è giusto. È facile. Almeno credo. Si sbaglia. È contro tutto quello che ha detto. Io questo non lo posso più fare. E allora non vale la pena. La prego. Lasci che le offra questo pranzo. In cambio le chiedo solo di accettare, se non può capire. Ho capito, solo la prego. Non... È già compiuto, figliolo. C'era del veleno nel mio dolce. Farà effetto fra pochi minuti. E tu non puoi farci niente. È stato un privilegio averti qui. Grazie. Lasciami morire con dignità. Thank you.